Sono tre le manifestazioni che ormai da qualche anno caratterizzano il giorno dell'Epifania in Valle Camonica. Ad Arfo, a mezzogiorno in punto, i temerari che partecipano al tuffo della Befana si lanceranno nelle acque gelide del Lago Moro. All'appuntamento organizzato da Federico Troletti e dal suo team hanno già risposto 65 appassionati, un numero in continua crescita che porterà questa settima edizione a raggiungere livelli mai ottenuti prima. Sarà una festa per tutti, promette lo stesso Troletti, perché le associazioni del territorio garantiranno sicurezza, spettacolo e divertimento anche al pubblico. L'unico avviso ai partecipanti è di portarsi da casa il classico berretto di Babbo Natale, per rendere ancora più scenografico il tuffo. Se poi ci sarà la neve, tutto sarà ancora più bello ed emozionante. A Piancamuno, la discoteca Dancing Sole, dalle 14 in avanti ospiterà la festa organizzata dalla Croce Rossa per i ragazzi disabili, che si possono scatenare in pista e divertirsi come non mai insieme ai loro compagni, genitori ed educatori. Alle 16 infine a Borno, in piazza Giovanni Paolo II, i bambini possono gustare le caramelle che la Befana porterà dal cielo per ricordare che l'Epifania tutte le feste si porta via, ma l'allegria bisogna sapersela portare dentro tutto l'anno.